ristrutturazione della scuola di Angora, questa fase finale importante, una ristrutturazione che ha seguito in tutte le sue fasi, venuto per la chiusura del cantiere, ma anche ha portato un dono ai ragazzi della scuola e alla scuola. Tanto questo è un esempio di un'amministrazione virtuosa che lavora sul territorio per il territorio, seguita, devo dire, passo passo, la straordinaria capacità di realizzare nei tempi previsti quello che si era promesso fa sì che l'amministrazione buona si riconosca in questi atti. Sì, un dono che è qualcosa che mi emoziona molto. Abbiamo recentemente approvato alla Camera una legge su mia proposta che prevede l'introduzione in tutta Italia dei defibrillatori, questi strumenti che consentono di salvare migliaia di vite. È fondamentale che siano nei luoghi di aggregazione, è fondamentale che siano nelle scuole. Allora, questo defibrillatore aiuterà nella palestra i ragazzi della scuola Molino Nuovo ad essere sicuri, le loro famiglie ad essere sicure, anche perché i ragazzi, questa legge prevede che saranno formati per usare il defibrillatore, per saper fare le manovre di cardio. Quindi è bello essere qui per leggere insieme a noi. Anche perché, diciamolo, questo apparecchio permette a tutti di salvare una vita, perché dà le istruzioni, quindi è importante farlo capire alle persone. È fondamentale capire che è uno strumento ambito. Il defibrillatore non è uno strumento che può far male. Chi lo usa non ha nessuna conseguenza, il soccorritore, il soccorso, non c'è un solo caso al mondo in cui qualcuno che ha usato il defibrillatore ha avuto delle conseguenze. Va usato immediatamente. Noi abbiamo meno di 10 minuti dal momento in cui succede un arresto cardiaco, il defibrillatore salva migliaia di vite. In Italia sono 70.000 le persone che muoiono per arresto cardiaco, all'estero, laddove c'è stato un uso virtuoso di questo strumento, la percentuale casca anche del 40-50%. Pensate cosa può significare in termini di vite umane. Grazie a voi.